La Juventus sta effettuando il ritiro in Germania e si parla però non soltanto di Juventus in Germania per il ritiro, ma anche di Giuntoli in Germania, non solo per il ritiro, ma per un blitz di mercato. Analizziamo tutto, analizziamo la notizia oggi qui insieme su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante, ogni giorno troverete contenuti sulla vecchia signora in maniera costante, in maniera gratuita, quindi non trovate contenuti riservati, sono tutti disponibili per voi, sono tutti gratuiti, non c'è nessun costo da pagare, basta iscrivervi al canale che è gratis e lasciare like ai contenuti perché ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi sulla Juventus. Juventus che si muove bene sul mercato, secondo me fino ad ora si mossa molto bene. Attenzione perché ultimamente è uscita una notizia su un blitz di mercato della Juventus, in particolar modo di Giuntoli, perché la Juventus si allena in Germania e lì vicino dove si allena la Juventus, a circa 200 km, c'è Monaco di Baviera, che non è solo la città chiaramente del PSG, ma è anche appunto la casa di residenza di Adeyemi, giocatore che la Juventus avrebbe individuato come ideale per la Juventus. È un jolly 22enne attaccante del Borussia Dortmund che la Juventus, Giuntoli e Thiago Motta avrebbero individuato come giocatore perfetto. Ve l'ho detto tempo fa, perché la Juve vuole Adeyemi e lo preferisce magari ad altri? Semplicemente perché la Juventus trova in lui un giocatore che può fare più ruoli, soprattutto in un colpo solo la Juventus prenderebbe come se prendesse due giocatori, perché prende sia lo esterno offensivo ma anche l'alternativa a Dusan Vlahovic, perché sì, può fare anche l'attaccante, la punta centrale. Lui infatti arriva al Dortmund il giorno stesso in cui viene annunciato il trasferimento di Haaland dal Dortmund al City. Ricordate quella famosa clausola rescissoria di 75 milioni che libera Haaland dal Dortmund, la paga il City al Dortmund e quindi Haaland diventa la nuova punta di riferimento di Guardiola. E il City come lo il Dortmund come lo sostituisce? Con un giocatore strutturato e fisico come lui? No, niente affatto. Prende questo ragazzo, mancino esattamente come Haaland, ma con caratteristiche decisamente diverse, e lo prende, diciamo, una cifra abbastanza abbordabile. Thiago Motta e Giuntoli vedono in questo ragazzo un giocatore interessante, perché lo vedono ancora giovane e acerbo, ma pronto per fare alla Juventus il classico salto di qualità. Cioè vedono in lui non uno già bello che è completo, ma uno che ha le potenzialità per diventare un giocatore completo. E Adeyemi, secondo varie fonti di mercato, non è per niente, diciamo, insensibile alla corte di Giuntoli e di Thiago Motta. Cioè l'idea di andare alla Juventus lo intriga, vede la Juventus come un passo avanti rispetto alla sua carriera. Cioè Dortmund potrebbe essere vista come una fase momentanea, un po' come lo è stato per Haaland il Dortmund. Ora Juve potrebbe essere vista come quel salto in avanti. È un attaccante di 1,80, mancino, molto rapido e brevilineo, molto veloce, che infatti non a caso viene utilizzato sia come punta ma anche come esterno offensivo. Diciamo che da giovane veniva paragonato un po' a Gabriel Jesus, proprio perché giocava effettivamente come punta. Poi al Dortmund si è allargato un po', ha fatto un po' meno la punta, ha fatto più l'esterno offensivo. Non a caso quest'anno in Bundesliga ha fatto 21 partite, solo 3 gol e un assist, quindi non stiamo parlando di un giocatore che ha avuto grandissimi numeri. In Champions ha fatto 12 partite, 2 gol. Giocatore che in questo momento intriga, ma fino a un certo punto, almeno personalmente a me intriga fino a un certo punto. Non è andato neanche agli europei, quindi è un giocatore che in questo momento alla Juve interessa. Stanno facendo un blitz per capire la fattibilità. Il ragazzo avrebbe dato la sua disponibilità a un eventuale trasferimento. Ci sono anche degli intermediari che stanno lavorando per capire la fattibilità dell'offerta. Lui si vede in questo momento lontano dal Dortmund, cioè ritiene la sua avventura al Dortmund possibilmente, diciamo così, conclusa. Diciamo che nell'ultima ora ha parlato anche il DS del Dortmund dicendo: non abbiamo mai aperto la cessione di Karim Adeyemi. Ma queste sono parole che fine a se stesse, chiaro che lo sappiamo. Su di lui c'è anche il Chelsea, che sta cercando anche il Chelsea un attaccante brevilino, un attaccante molto rapido da quel punto di vista. E attenzione, perché lo scoglio principale non è l'ingaggio del ragazzo, ma è proprio il Dortmund, che dovrebbe prima trovare una soluzione alternativa. Occhio, perché del Dortmund si parlava in ottica Sancho, cioè anche il Dortmund è sul Sancho, esattamente come la Juve.
Quindi se il Dortmund dovesse riuscire a prendere Sancho, allora la trattativa andrebbe proprio, sarebbe molto più semplice da chiudere. Diversamente vedremo delle difficoltà. Però non è intoccabile. Sicuramente il Dortmund a parole dice che è incedibile, ma poi effettivamente non lo è. Il problema è la cifra, perché la Juventus si è sentita dire per lui il Dortmund, cioè l'intermediario, quindi anche gli agenti del ragazzo hanno detto alla Juventus: sì, per noi si può fare, ma occhio perché il Dortmund vuole 40 milioni. Avete a disposizione 40 milioni per lui? E non so fino a che punto la Juventus ha 40 milioni per lui. È chiaro che la Juventus sta lavorando alle cessioni. Si parla della cessione di Sulè, la Juventus vorrebbe vendere Chiesa, la Juventus vorrebbe vendere Wieser, vorrebbe vendere tanti. Ma ad oggi non c'è nessuna ufficialità sul tavolo della Juve. E dunque Adeyemi, l'uomo giusto per rinforzare questa Juventus? Beh, io non ne sono francamente convintissimo. Credo che obiettivamente il Dortmund non sia un club facile con cui trattare, perché il Dortmund è una squadra, è un club tendenzialmente sano, che non ha grossi problemi da un punto di vista economico e che rientra perfettamente nei parametri del fair play finanziari. Mentre, quindi, prendere Adeyemi è, da un lato, non prendi un fenomeno, dall'altro devi sborsare un bel po' di soldi, dall'altro lato c'è una situazione che invece può essere un po' simile a quella di Douglas Luiz. E infatti al Porto non vivono una situazione tranquillissima, perché hanno la necessità, anche loro, esattamente come l'Aston Villa, di vendere determinati calciatori, tra l'altro entro pochi giorni, entro il 31 luglio, per colpa del fair play finanziario della UEFA. Mentre quello dell'Aston Villa era il fair play finanziario interno della Premier League, qua si parla del fair play finanziario della UEFA. Di fatto hanno necessità di vendere dei calciatori che obiettivamente devono essere venduti, perché devono assolutamente incassare, e da lì è nato questa continua ricerca ai talenti del Porto. Si è parlato di Galeno, che ha cercato alcuni club della Premier, si è parlato di Pepe. Galeno tra l'altro è brasiliano, ma ha il passaporto portoghese, quindi potrebbe essere un'occasione di mercato per la Juventus. Ricordiamoci che la Juventus ha già i slot bloccati per gli extracomunitari da Adzic e da Douglas Luiz, due che sono arrivati proprio in questa sessione di calciomercato. Per cui occhio, perché la situazione legata proprio al Porto è da monitorare, considerando che anche al Porto gioca il figlio di Sergio Conceição. E Conceição è un nome che intriga, anche quello, anche lui ha una situazione, diciamo, particolare, perché esattamente come Galeno fa parte del Porto, il Porto deve vendere. Soprattutto dal Portogallo ti parla molto di una Juventus su Conceição. Detto ciò, io ho la percezione che questi nomi non siano dei nomi che ti portano a dire: wow, la Juventus ha preso veramente lì davanti un top player, ha venduto gente come Chiesa e Sulè per fare il salto di qualità. Non vedo un enorme salto di qualità, posto che Conceição in questo momento è meglio di Sulè, però non stai prendendo al posto di Sulè uno super affermato. Se prendo uno che comunque, sì, nazionale portoghese, ma anche lui dovrà dimostrare, esattamente come dovrà dimostrare Mattia Sulè. Per cui sono nomi che non mi fanno impazzire, sono nomi che Adeyemi e quest'ultimo non mi fanno impazzire, l'ho detto più volte, per me il nome, se vuoi fare il vero salto di qualità, è Jadon Sancho. Quello è il nome che ti fa fare proprio lo scatto in avanti. Gli altri che sono stati proposti da Juventus fino ad ora, Galeno, Conceição, Adeyemi, sono nomi che per determinate condizioni possono convenire. Adeyemi perché ha più ruoli, Galeno e Conceição perché vengono dal Porto che ha bisogno di vendere. Per il resto non mi fanno assolutamente impazzire. Voglio sapere la vostra però su questo blitz di Giuntoli, che potrebbe davvero mettere le mani su il talento del Borussia Dortmund, Adeyemi, che può fare il doppio ruolo e potrebbe essere un nuovo gioiello per la nuova Juve di Thiago Motta.